Buonasera a tutti, benvenuti a questa puntata di Rosso Blu su Antenna Sud Extra, il nostro approfondimento dedicato allo sport, al calcio e al Taranto in particolare. Abbiamo un bel parterre di grande livello questa sera. Io ringrazio gli ospiti presenti, a cominciare dal centrocampista del Taranto, Antonio Romano. Grazie Antonio, benvenuto ad Antenna Sud. Buonasera. Buonasera a tutti. Sua prima apparizione, quindi lo conosciamo più da vicino, anche se ormai è con i rossoblù dall'inizio del campionato. Poi abbiamo Gianfranco degli Schiavi, altro graditissimo ritorno, mister degli Schiavi, ex Taranto, tante altre squadre, ma soprattutto nel suo cuore c'è questo rossoblù che batte forte. Grazie, buonasera. Buonasera. Poi abbiamo per in rappresentanza dei giornalisti, abbiamo Rocco Viola, vecchia firma del, molto vecchia del giornalismo. Fuori contesto in un parterre di giovani, esperta, dai. Firma vecchia nel senso di esperta firma del panorama giornalistico locale, non solo, per il Corriere del Mezzogiorno, questa è la testata per la quale lavora. Rocco Viola, grazie. Buonasera, grazie, grazie a te per l'invito, Gianni. Allora, Taranto, vediamo, ecco, con la collaborazione di Michele Marchitelli anche nella classifica, vediamo quello che è successo, perché poi ieri c'è stato questo posticipo, un pari tra Foggia e Catanzaro che ha lasciato più o meno le cose immutate nella graduatoria di Serie C. Vedete che il Taranto, dopo queste due partite vinte a Pescara in casa con il Monterosi, balza in undicesima posizione e di fatto, vedete, nella griglia playoff. Io andrei subito a commentare la classifica dopo la 18esima giornata, perché siamo a 90 minuti dal giro di boa. Rocco Viola. Allora, se facciamo i conti anche con l'anno scorso, no? Vediamo che il Taranto ha, alla situazione attuale, un punto in meno, costruito però nel fortino, il bottino di quest'anno, dello Iacovone. Leggevo le statistiche, secondo solo a Catanzaro e Crotone, hanno fatto meglio in casa rispetto al Taranto dell'ultima fase. Gridano vendetta un paio di risultati che sono mancati per mettere il Taranto più in tranquillità rispetto all'anno scorso, diciamo il parametro più efficace, no? Giuliano prima di tutto, e Crotone, la sconfitta interna al 91esimo, al 91, sì, sì. E Crotone era la partita che doveva vincere il Crotone, e purtroppo, come dico, non l'ha vinto il Taranto. Perché, però io ci metterei per esempio anche l'immeritata sconfitta di Torre del Greco, no? Non, la prima di Capuano, non ci metto l'andamento nell'economia delle partite, perché in 90 minuti accade di tutto, quei minuti fatali, la sconfitta immeritata a Latina, non ci dimentichiamo che è stato annullato un gol regolarissimo, esatto, no? Però i minuti con il Crotone in cui abbiamo subodorato, no? tu hai visto la possibilità di vincerla, di portarla a casa, e col Giuliano al 91esimo, dopo che, ecco, quei punti gridano vendetta più di altre sconfitte anche immeritate talvolta. Il derby col Francavilla, no? Con un primo tempo in un certo modo e poi il finale esattamente all'opposto. Siamo partiti bene, Antonio. Rocco Viola, che è un esperto giornalista, dice che il Taranto ha 23 punti in classifica, griglia playoff, ma in realtà ne avrebbe dovuti avere 27, perché se consideriamo Latina, Torre del Greco e i due persi col Crotone, sono 4 in meno, quindi più 23. Esatto. Si vede che sei tifoso. Sì, ma io lo sto chiedendo a lui, no, lo sto chiedendo a lui, perché lui poi obiettivamente ci dirà se è così o no. No, sì, sono d'accordo, perché alla fine abbiamo dato un po' di continuità di risultati e abbiamo raggiunto una classifica, diciamo, tranquilla, tra virgolette, ma vedo sempre il bicchiere così, e quindi basta fare due passi falsi per trovarsi di nuovo dove non ci si augura mai, diciamo. Però c'è stato qualche risultato che potevamo portare a casa, sono d'accordo col Giuliano, col Crotone, che secondo me meritavamo di portare a casa i tre punti assolutamente, quindi bisogna lavorare come stiamo facendo e continuare così. Gianfranco degli Schiavi, il tuo commento alla classifica rossoblù del momento? Io penso che adesso c'è un Taranto che può salvarsi tranquillamente, no? Si gioca in questa maniera. Poi, conoscendo mister Capuano, che l'abbiamo incontrato parecchie volte, è uno tosto, è uno che fa giocare bene le squadre, sono sempre attente, sempre grintose, penso che sia l'arma in più per questa squadra.
Nel frattempo stanno scorrendo le immagini dell'ultima gara disputata dagli Ionici allo Iacovone Taranto Monterosi, finita 1-0 con il gol di Tommasini nel secondo tempo. Qui vediamo appunto Antonio Romano che è in posizione regolare, qui ha avuto un'occasione, soltanto che era difficile poi coordinarsi, girarsi, insomma alla fine si è complicato tutto nonostante la buona posizione. Sì, no, in quel caso l'ho pensato troppe cose, ma la frazione di, cioè, era troppo poco il tempo a disposizione, quindi mi sono un certo. Attimo... Cosa avresti voluto fare? No, io volevo fare una mezza girata, poi dicevo sono andati test, mi sono un attimo confuso, però. Ci sta anche perché così. Poi hai forse anche temuto di essere fuori gioco. Sì, 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 sì. Volevo dire anche è mattone dopo mattone, partita dopo partita, perché non si possono fare i programmi, ho perso là, cioè come hai perso poi riprendi nell'arco del campionato. Chiaro, quello che perdi poi o riprendi, capito? Mi spiego. Perciò, c'è sempre l'equilibrio, no? Sempre, si fa tutto a bilanciare secondo l'esperienza di Gianfranco De Vischiano. Si arriva sempre alla pari, insomma, alla fine, tra il dare e avere. Che dobbiamo abituarci a soffrire, nel senso che abbiamo una classifica che è talmente corta, soprattutto in quel limbo centrale dove noi siamo, no? E quindi basta, come diceva Antonio, un passo falso per buttarti giù. E se ti deprimi, sono guai. Ma così come non bisogna esaltarsi dopo aver fatto un bel filotto e dice adesso andiamo a Messina, per Messina sta franando. No, questo è l'errore che potremmo... Ma conoscendo Capuano non è un errore, che, o sbaglio Antonio? No, assolutamente. Cercheremo in tutti i modi di cavalcare quest'onda positiva e lavorando così come stiamo facendo, come il mister... ci tiene sempre sul pezzo, quindi siamo fiduciosi. Tra l'altro giocheranno, credo, a Messina, queste sono le ultime notizie. Sì, infatti adesso tra poco affronteremo anche questo discorso. Domani c'è un sopralluogo, domani mattina, tra i rappresentanti della società di calcio locale, del Messina Calcio, quelli della Lega di Serie C, perché si dovrà dare il verdetto definitivo se si giocherà a Messina o meno, anche se l'orientamento... sembra essere proprio quello, quindi vi possiamo anticipare che domani questa sorta di commissione improvvisata che andrà ad effettuare il sopralluogo sul terreno di gioco, anzi visto che siamo in argomento, vediamo nelle foto di questo terreno di gioco del San Filippo stamattina, queste sono foto del mattino di oggi, di martedì, queste sono le condizioni del terreno di gioco del San Filippo. Poi ovviamente dall'alto possono sembrare disastrose, poi in realtà bisogna andarci su, anche se comunque lo hanno affermato anche gli stessi addetti ai lavori. Guardate le condizioni in cui si trova l'area piccola di una delle due porte dello stadio San Filippo di Messina, che poi domenica prossima alle 12.30, in un orario inconsueto, per me sarà la prima volta a quest'ora, nonostante l'esperienza, c'è sempre una prima volta nella vita. Vedete questa inquadratura in campo largo del terreno di gioco dello stadio San Filippo di Messina, che si presenta in queste condizioni. L'alternativa era lo stadio di Vibo Valentia, non è escluso che questo possa essere deciso nella giornata di ieri, anche se l'orientamento da parte di tutti, Lega Pro compresa, è quello di andare a giocare al San Filippo regolarmente, perché pare che la situazione possa entro domenica a mezzogiorno tornare alla normalità rispetto a, come vedete, le condizioni del terreno di gioco. Fresco di semina inutile a questo punto, però vedremo. Eh sì, anche perché per il Messina poi c'è l'ultima partita domenica prossima, poi c'è la sosta fino all'8 gennaio, quindi lì a Messina sperano di poter riavere il terreno di gioco in condizioni migliori. Lì si fa fatica a giocare. Beh, non è che lo Iacovone poi... Come vi trovate lo Iacovone, Antonio? Scusami, però Iacovone è stato sempre uno dei migliori campi. Ma quando giocavi tu, se ci vai adesso, devi far fatica a tenere i guardi. Si può fare di meglio. Sì. Come vi trovate? È un peccato che lo tengono così, però. Comunque non è dei migliori, questo c'è da dire, però... purtroppo è così, facciamo di tutto per fare risultato anche così. Buon allenamento. Torniamo un attimo alle immagini di Taranto Monterosi, perché vorrei farvi vedere il gol di Tommasini. Qui siamo sempre nel primo tempo. Devo dire che il Monterosi è stata comunque, nonostante la sconfitta, una delle squadre più interessanti viste allo Iacovone in questo girone d'andata. L'altra, anche visto il risultato, indipendentemente comunque dalla vittoria al 91esimo, il Giuliano mi aveva fatto un'ottima impressione. Ecco, qui il Taranto ha cominciato a esercitare una pressione maggiore rispetto alla precedente
frazione di gioco, qui c'è una bella sgroppata di Tommasini, una bella sterzata, guardate che prodezza da parte di Moretti, portiere del Monterosi. Tommasini che qui fa le prove generali, è il momento di grazia per questo attaccante di 24 anni, il Taranto, vedete, riconquista palla con il suo capitano, poi c'è un rinvio sbilenco della difesa, guardate Mastro Monaco, sempre lui, che si trasforma in assist, mentre questo pallone sul secondo palo per Guida, ne viene fuori un assist, Tommasini va a ribadire in rete per Cristian Tommasini, terzo gol in tre partite, il ragazzo che, di cui si era detto un gran bene, Rocco, che però stava facendo fatica a sbloccarsi, ha fatto gol contro il Crotone mercoledì, poi ecco il calcio, no? Come ti cambia, sì, la vita, sono attimi. In una settimana. Sono attimi, come si dice, il calcio dà, il calcio toglie, questa volta è andato, sono attimi, sono momenti. Lui si fa trovare pronto in una palla che sembrava destinata nella terra di nessuno a finire fuori, no? Invece ci ha creduto. Ma ne stiamo vedendo quest'anno di situazioni che in un giro di minuti cambiano radicalmente, no? Nel bene e nel male. Tutto si bilancia, dicevamo con Gianfranco all'inizio. Insomma, per lui, per un attaccante, Antonio, fare gol significa ossigeno puro. Per Tommasini, che ne ha fatti tre in tre partite, sicuramente adesso ha autostima, capacità nei propri mezzi, si è tolto un grosso peso sulle spalle, ha messo anche ormai nel dimenticatoio l'infortunio che lo aveva frenato nel corso della prima parte della stagione. Qua vedete, era andato anche a saltare di testa, perché poi lui di testa ne aveva fatti quelli precedenti, no? Col Pescara, sì, col Crotone, quindi è una delle sue caratteristiche principali. Però vorrei far parlare di questo Gianfranco degli Schiavi, che lui è un esperto, no? Anche di psicologia calcistica. Questo ragazzo recuperato al 100% ormai. Sì, ma io non ho visto molto, non ho seguito molto il Taranto sotto questo. So che è un giocatore che può far meglio, insomma. E allora, quando poi un attaccante comincia a far gol domenica dopo domenica, acquisisce quella forza, quella mentalità. E Guida non segna più, però. Guida non segna più, ha fatto 4 attaccanti gol. Sono così, ci stanno quei momenti che ti fanno i gol e poi ci sono. Però è funzionare in altro ruolo, no? In altro compito, perché è quello che ti fa alzare la squadra, ti fa l'assist, ti fa la giocata. Ma anche lui c'è il vizio del gol. Lui c'ha un gol col Potenza, un bel gol, tra l'altro, che chiuse quella partita casalinga col Potenza, finita 2-0 per il Taranto. Una sventola da fuori area, pallone che beffardamente rimbalza davanti al portiere e poi si insacca. Mi parli di Capuano, perché tutti parlano di questo miracolo Capuano, di questo allenatore che riesce a trovare il meglio da ogni singolo calciatore. Ma è vero così? Ma è veramente così? Sì, il mister è arrivato, ci ha dato una quadratura, ci ha messo a posto in campo. Poi secondo me siamo anche una buona squadra noi, però lui è bravo a tenerci sempre sul pezzo, a martellare, a farci allenare sempre a 3.000. La sua dote principale è questa qua, e non è poco, perché sono anche allenatori a volte che si adagiano su certi risultati. Invece lui sta sempre sul pezzo. Alibi, no? Sì, invece lui sempre sul pezzo, anche da oggi, dal martedì, lui già sta pensando a quella dopo ancora. Questo è fondamentale. Che cosa vi ha detto nello spogliatoio del Partenio? Perché dopo quel 4-0 lì è scattata una molla, no? Perché avete messo alle corde il Crotone, avete dominato il Pescara a domicilio, vinto con Monterosi, insomma, da quel dopo partita in poi è cambiato tutto. Sì, c'è stata una scossa, come si vuol dire, però ci siamo ripresi alla grande, abbiamo risposto bene, dai, facendo parlare il campo. Ve le ha dette tutte in partenopeo, no? Magari tu che sei napoletano comprendevi un po' meno. Meglio non commentare. Allora andiamocela a sentire, Capuano, sentiamo la sua serenità e anche pacatezza. Se devo dire, questa è una notizia, nell'immediato dopo partita. Sentiamo le sue dichiarazioni di commento al successo contro il Monterosi. Avevamo iniziato la partita un po' nervosi, eravamo troppo apprensivi su un campo veramente difficile di poter giocare,
Poi abbiamo cambiato qualcosa, i ragazzi sono saliti, abbiamo variato qualche cosa, poi onestamente la mia squadra ha fatto un gran secondo tempo su di un campo impensabile, abbiamo preso una traversa, un miracolo del portiere, palla di Lamonica 1-0, anche sapendo soffrire. Ah, un'altra ottima prestazione, era una partita difficile, l'avevo detto anche ieri in fase di conferenza stampa, vincere una partita del genere diventa molto molto importante, era uno scontro diretto, abbiamo preso altri 3 punti, siamo contenti, però ecco, come ho sempre detto, sono tutti punti di partenza, nessun punto d'arrivo, il cammino è ancora lungo, domenica abbiamo uno scontro diretto importante. E niente, andiamo avanti. Cambiare interpreti dopo l'esploit di Pescara testimonia che lo spogliatoio è di ferro, e questo ovviamente è anche merito di mister Capuano. E le scelte iniziali, perché Provenzano in panchina e subito Antonio Romano? Ma perché ritengo che Provenzano, come ho detto ieri, non abbia ancora i 90 minuti, quindi va centellinato. E volevo palleggiare di più nella zona destra della difensiva, infatti l'ho fatto giocare a sinistra Antonio Romano, no? Volevo liberare la giocata con Guida, invece questo non sempre tutte le cose che prepari ti riescono, anche per il campo, e poi abbiamo variato 3 centrocampisti, abbiamo variato qualche segmento tattico, ho portato largo Mastro Monaco, e complimenti ai ragazzi, cioè, io sono contento, ma complimenti vivissimi, mi dispiace perché una squadra del genere andrebbe supportata in maniera notevolissima, poi a prescindere tutto e tutto. Oggi se c'erano 5.000 persone ne diventavano 15.000, per come la squadra ha voluto la vittoria, come l'ha mantenuta, per come ha giocato, come piace ai tifosi, no? Il sangue, per usare un termine così, il sudore, il voler rispettare la maglia, però... Io resto con i piedi ben per terra, cioè nessun volo pindarico, nulla, andiamo avanti. Allora, pacato, devo dire, no? Di solito... Molto zen. Sì. Ma di solito è sempre polemico. La... Sì. Allora, vi racconto un antefatto, ma giusto perché parliamo di Azzolino. Io l'ho incontrato il giorno dell'Immacolata, per un'intervista tu per tu, non per parlare delle dinamiche della partita della domenica, no, per fare una panoramica a 360 gradi sul personaggio. E io l'ho trovato rispetto a 20 anni fa, quando lui è approdato a Taranto per la prima volta, completamente cambiato, stravolto. Sì, poi ha quelle punte perché il personaggio è lui, no? Ma adesso è, come diceva Gianni, molto pacato, molto tranquillo, rilassato, anche pentito di alcune scelte. Tranne al Partenio, dopo gara del Partenio, espulso, tra l'altro insieme anche a Antonio Romano dalla panchina. No, ma Capuano è sempre Capuano, poi è logico che a seconda di come si evolve la partita, anche in base al risultato, il suo stato d'animo muta, no? E muta in maniera a volte diametralmente opposta, esatto, no? Dalla pacatezza alla rabbia. Io ti posso dire, l'ho incontrato parecchie volte, sia col Taranto che con l'Andria, e ti devo dire che ci ha messo, le sue squadre hanno sempre lottato fino all'ultimo secondo, è messo in difficoltà parecchie volte. Ecco, se io devo dire una cosa, sa mettere bene la squadra in campo, sa dare i giusti equilibri. E poi voglio sentire il parere di Antonio. L'ho notato triste soprattutto in un momento quando si parla dello Iacovone vuoto. Lui, se ti ricordi la conferenza stampa di presentazione, Gianni, ha fatto appello alla piazza di Taranto, ai tifosi, al calore e anche al colore. Purtroppo non è stato seguito, no? Neanche quando i risultati sono arrivati. E quando lui parla proprio dello stadio vuoto diventa triste, anche nell'intervista che ti ha fatto dopo la partita. No? Anche perché lui a Pescara, nel dopogara, aveva lanciato un appello. Sì,
appello che non è stato recepito e quindi forse questo lo ha rammaricato un po', ma del resto ci può anche stare. Però conoscendolo, io lo conosco bene, anch'io l'ho conosciuto 21 anni fa quando per la prima volta fece la prima esperienza col Taranto, devo dire che la sua serenità era dettata anche da questa gioia pura della condizione di classifica, della seconda vittoria consecutiva per la prima volta in questa stagione, perché non era mai successo, questo è un altro dato significativo, senza subire gol, e quindi diciamo che alla fine era un Capuano contento, era un Capuano felice. 23 punti in 18 partite, due gare al termine del 2022, cioè Messina-Taranto domenica e poi venerdì successivo ci sarà la sfida allo Iacovone con il Monopoli. Un bilancio di questa prima parte della stagione da parte di Antonio Romano. Siamo partiti un po' col freno a mano, inutile recarlo, che le prime prestazioni non lasciavano ben sperare un po' tutti, diciamo. Poi come ho detto prima, è arrivato il mister, ci ha dato una quadratura, ci siamo messi a posto in mezzo al campo e abbiamo iniziato a pensare partita dopo partita, e lavorando tanto, perché lavoriamo tanto, siamo riusciti a riprenderci in maniera netta. Prima parte, parlo di te adesso, parliamo un po' di Antonio Romano, prima parte molto buona per quello che ti riguarda della stagione, titolare fisso, poi ultimamente un infortunio, sì. Poi rientri dall'infortunio proprio ad Avellino, fai 60 minuti se non ricordo male, vai in panchina, espulso dalla panchina, altre due settimane fermo, diciamo che non è proprio un bel momento per te. No, assolutamente. Prima che mi infortunassi, cioè, stavo veramente bene fisicamente, poi stando un mese fermo comunque ti cambia un pochettino, sto lavorando anch'io per ritornare quello che ero, perché non sono, detto tra qui, non sono abbastanza contento delle mie prestazioni personali. Quindi, ma delle ultime prestazioni? Sì, delle ultime. Delle, perché poi delle ultime. Fino alla quindicesima giornata, sì, fino alla, sì, ecco, sì. Diciamo, tredicesima, quattordicesima, è andata insomma, sì, molto sì, bene per sì, te. Sì, sì, stato sì, ero abbastanza soddisfatto, dai. E quindi questo infortunio mi ha frenato un po', quindi adesso sto lavorando per rimettermi a posto. E adesso torna anche Provenzano, Rocco, perché sì. Con Antonio Romano al 100%, con Provenzano al 100%, con qualche altro giocatore in più che Brandi, che è un giocatore da sottovalutare, sempre in quella zona del campo, Mazza e Labriola che hanno rotto il fiato, come si suol dire. No? Continuiamo a patire numerose assenze, diciamo che chi è chiamato a interpretare il Capuano pensiero lo sta facendo nel miglior dei modi. Lui, prima del periodo nero, è arrivato alla soglia dei 1000 minuti, no? Sì. Impiegato praticamente in maniera sistematica. Adesso però c'è bisogno di rifiatare e le guarigioni e i ritorni che stavi accennando tu diventano importantissimi, vitali per poter scavallare l'anno e cominciare a raccontare un altro film, perché non prendiamoci in giro, a gennaio comincia un altro campionato per tutti, men che meno credo per le prime tre. Sì, adesso sei andato a prendere qualche punto fuori casa, al ritorno comincia a diventare un po' più difficile, esatto. Prenderlo, lo puoi anche prendere, però penso che sia inizia veramente un altro campionato. Diciamo che le prime tre forse hanno tirato un po' i remi in barca, no? Qualcuno sta mollando scientemente, qualcun altro un po' meno. Nell'arco di un campionato una squadra non può andare sempre a mille. Ha quel calo fisiologico che... Però scusatemi, Calanzaro, vediamo la classifica. È primissimo con 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici, sulla seconda. E vedete, Calanzaro che ha 48 punti, cioè con 48 punti si finisce il campionato in zona sì. Medio-alta. Qui siamo ancora neanche alla fine del girone di andata. Sì, ha fatto su 18 partite 15 vittorie e 3 pareggi. No? Tutti e tre in trasferta, quindi diciamo che tutto sommato sta marciando bene a velocità massima. In casa le ha vinte tutte, però penso che non possa media continuare. Di 3 gol no, e mezzo no. A partita penso che non, questa marcia il girone del ritorno non la non può la averla no. No, no, no.
Però penso, non penso che ci siano dubbi sul, No, vabbè, non è una squadra che vincerà sicuramente il campionato. Anche perché la prima di ritorno, o meglio, scusate, la prima del 2023, il Taranto la giocherà proprio contro il Catanzaro in trasferta per la seconda di campionato. Beh, visto quello che è successo a Pescara, non ci dobbiamo meravigliare di niente, vero Antonio? No, confermo. Ogni partita ce la giocheremo con il coltello tra i denti, lottando fino al 90esimo. Poi, al di là del risultato, che lo può condizionare tutto, anche un episodio, però la cosa certa è che, ripeto, ce la giocheremo veramente con tutti fino all'ultimo secondo. Ecco, ma te l'aspettavi una classifica del genere per il Taranto all'inizio della stagione? Ma guardando il valore della rosa, più o meno sì, dai, perché alla fine siamo, secondo me, un'ottima squadra. Individualità importanti, abbiamo qualche giocatore che sta venendo fuori, come Tommasini, come Guida, anche se non sta facendo gol, secondo me sta facendo benissimo. Bisogna continuare, dai, bisogna continuare a lavorare senza porci limiti, secondo me. C'è qualche squadra che secondo te è sottovalutata, sopravvalutata nella classifica? Ma secondo me con la rosa che c'ha la Turris poteva fare meglio, sicuramente, il Foggia pure. Monopoli. L'Avellino, però secondo me sono tutte squadre che alla lunga... A parte le tre da lì davanti, poi sì. Le altre è tutto un livello, stanno sì. Tutte là, sì, stanno, sì, a parte le tre. Però se vedete la classifica... Dal Pescara in su. Dalla sesta posizione, cioè quella occupata dal Giuliano, quindi, ecco, scendiamo da Latina, Cerignola, Picerno, Avellino, Gelbison, Taranto, Foggia, siamo già a sette squadre, Monopoli e Potenza, nove squadre in tre punti. Allora. Cioè il Potenza che ha 21 punti è a una lunghezza sopra le sabbie mobili, ma è anche a soltanto una partita da una posizione favorevole di playoff, che potrebbe essere quella che al momento è occupata dal Latina, che è in settima posizione. Quindi immaginate che classifica corta e come ci si può divertire nel corso del girone di ritorno, perché io credo, non so se voi siete d'accordo, è aperta tutto che la classifica rimarrà così corta, secondo me, visti gli equilibri fino alla fine della stagione. Non ci saranno perché la frattura ormai c'è, quella delle tre che sono volate via. Ma lì tra sesto posto e quindicesima posizione ci sarà sempre lo scarto di tre punti. Sei d'accordo con me? Fino alla fine? Assolutamente d'accordo. Sì. Quindi le tre sono partite forti, perché è inutile. Guardando la classifica dice così, però può succedere di tutto. Certo. Vogliamo sentirci Tommasini, centravanti, di cui parlavamo poc'anzi. Sentite le sue dichiarazioni, anche perché è stata... la prima intervista che ha rilasciato, la prima volta è venuta in sala stampa, dopo la conferenza stampa di presentazione a settembre scorso. È un momento importante per la squadra e per me soprattutto, che tre partite fa mi sono sbloccato, che venivo da un infortunio importante, che mi ero strappato col Foggia e c'era un po' di dispiacere perché non ero ancora riuscito neanche nelle prime partite a far vedere quello che valevo, e ora sono contento che le prestazioni stanno aiutando di tutti, stanno aiutando la squadra a fare risultati. Oggi abbiamo fatto una partita, secondo me, incredibile dal primo all'ultimo, perché abbiamo giocato su un campo molto pesante che era difficile giocare proprio, quindi veramente complimenti a tutti. Due minuti prima di segnare, Moretti ti ha tolto la gioia del gol su una grandissima giocata, un diagonale sul primo palo. Sì, è stato bravo il portiere, che avevo sterzato e poi calciato sul primo palo, però siamo stati bravi dopo, è stato bravo Michele dopo a mettere la palla dentro e siamo andati in vantaggio. Adesso la squadra ha acquisito fiducia nei propri mezzi, vale a dire due vittorie consecutive, 23 punti in classifica, è una squadra che si vede che gioca con più serenità. Sì, c'è diciamo che in questo momento ci sta riuscendo quello che prepariamo durante la settimana, stiamo facendo secondo me tutti dal primo all'ultimo, a partire dallo staff tecnico alla squadra,
delle prestazioni di livello e tutte positive. Quindi se tutti giochiamo bene, tutti in questa maniera, è dura per tutti incontrarci. Sia che giochiamo in casa, in trasferta, su un campo bello, un campo brutto. Ci adattiamo, siamo un bel gruppo e ci prendiamo questa vittoria, secondo me, meritata, sofferta e fondamentale. Allora, fin qui Tommasino. Adesso volevo aprire una parentesi dedicata a un'immagine. Un'immagine che è diventata virale nelle ultime ore, Rocco, non so se l'hai vista. Adesso te la faccio vedere ai telespettatori di Antenna Sud Extra, ma anche ai nostri ospiti. La partita è Taranto-Crotone. A proposito degli appelli, no, al pubblico, che poi è ovvio, il pubblico ha assolutamente il diritto di decidere quello che crede di fare, è sempre la cosa migliore assolutamente, venire o non venire, protesta, non protesta, contestazione, dissensione, quello che vuole fare il pubblico è fatto bene. Però questa immagine io penso che sia emblematica, ve la voglio fare vedere. Guardate, questo bimbo con la bandiera rosso-blu da solo, seduto sui gradoni dello Iacovone in Taranto Crotone. È un'immagine che non è sfuggita ai tifosi del Taranto fuori sede. Innanzitutto questa è un'immagine bellissima, perché ci porta indietro proprio con gli anni, no, quando da bambini andavamo allo stadio con la bandiera. È uno bandiera. Spot per il calcio, eh? Questo. Questo è uno spot per il calcio. Guarda, Rocco, tu da giornalista, da padre, no? Ecco, come descrivimela questa immagine, poi ti dico quello che è successo. Questa credo che sia un'immagine emblematica della situazione Taranto, no? Io provo a immaginare, ma la immagino molto alla lontana, questa squadra di questi ragazzi che per me sono eroici. Allora, partiamo dal presupposto che il valore di tutta la rosa è il quintultimo nella classifica dello spending della Serie C, Girone C. Il primo è Crotone, lo sappiamo, aveva altri piani. Questa rosa di questi ragazzi eroici, guidati dal vulcanico Capuano con i 16.000 dello Iacovone. Qui si fa la storia. Ecco, l'occasione che credo Taranto rischia di perdere è di fare la storia. E quindi quel ragazzo lì che è l'immagine di una Taranto triste, quel Capuano triste che dicevo, ma lì, sta lì a lottare. Quella sera col Crotone c'era il diluvio universale, è stata una serata da tregenda, no Gianni? Sì, sì, sì. Vento, cosa... pioggia. Lui era lì. E quindi loro erano lì a combattere, a rischiare di vincere. A rischiare di vincere, e che, come ha detto Capuano, dovevano stravincerla per come si era messa. Ecco, dico, certo, o in quel facciamo momento la il pubblico avrebbe dato sicuramente una grande mano. Fermo restando che, come diceva Gianni, le scelte sono rispettabili, per l'amor del cielo. Loro adesso giocano un po' più tranquilli, perché poi avere quel pubblico dietro gli crea quella tensione in più, che qualcuno può andare in difficoltà. Ma io credo che sia il rovescio della medaglia. Vuoi 10-15 mila persone o ne vuoi 1.000? Credo che scusami. Giocare con la curva dietro, ragazzi, non è facile. Cioè, per dei giovani, o hai carattere, personalità, ti crea tensione, capito? Perché in ogni... Però ti spinge, le gambe vanno sole, le gambe certe volte vai in classe agonistica, tu l'hai visto, c'è il condizionamento degli avversari, arbitri. Quando sbattevano le sedie e i piedi sui tavoloni, ragazzi, ti bombava tutto e ti davano una carica. Però ti dava anche senso di responsabilità, no? e di tensione a non sbagliare. Ma io sono convinto che questi ragazzi, a cominciare proprio da Antonio Romano, confermano. È stato sempre l'arma più. Non vedo l'ora di giocare con i 15.000 classici dello Iacovone che ti soffiano sulla schiena. Il pubblico di Taranto è stato sempre l'arma in più per il Taranto. Allora, quella foto è stata raccolta dal coordinamento Tarantini, tifosi tarantini fuori sede, Danilo Fato, la vediamo la foto, grazie Michele. Ci ha colpiti
durante la partita col Crotone l'immagine di questo bambino che mostra fiero i colori della sua squadra del cuore. Non vogliamo entrare nel tema di inserzione, sì o no, ma questa immagine ci ha profondamente toccati. Ci siamo rivisti bambini entrare a Salinella per quella che una volta era una festa. E vorremmo premiare questo bambino, scrivono i tarantini fuori sede, regalandogli un completo del Taranto. Chiunque sapesse come rintracciarlo ci faccia sapere. Grazie. Forza Taranto, ogni sacrosanto giorno, è quanto scrivono sul loro profilo Facebook i tifosi rossoblù fuori sede del coordinamento Danilo Fato. Dunque c'è questa caccia all'identità del bimbo per regalargli questo completo, perché in molti, magari anche qualcuno che ha qualche anno in più, è tornato in mente il significato dello stadio che con quella bandiera in mano, con quei colori indossati, è il trionfo del senso, l'orgoglio di appartenenza. Perché non dimenticate, questo diventa un attimo serio e poi basta, che il senso di appartenenza è molto importante per l'aspetto civico, per la crescita dei nostri ragazzi. Perché se hanno senso di appartenenza rispettano la loro città, rispettano la cosa pubblica, la trattano meglio, la coccolano e la fanno crescere meglio. Se non c'è senso di appartenenza c'è abbandono, c'è trascuratezza, c'è cattiveria. Quindi questo è un aspetto secondo me importante, se non fondamentale, del calcio. Il calcio è senso di appartenenza, è una lezione civica, non è soltanto un gioco quando 11 ragazzi vanno dietro a una palla, come molti miserevolmente illustrano il calcio in questa maniera. Il calcio è molto di più. Detto questo, io ritorno al calcio giocato. C'è Messina-Taranto, parliamo di Messina-Taranto, di questa sfida che almeno una volta tanto sulla carta il pronostico vi dà favoriti, no? Sì, no, però oggi non va trascurata, attenzione. Assolutamente, oggi è stata la ripresa. Siamo stati un giorno liberi giustamente per riposare, che abbiamo speso tanto. Oggi con la massima tranquillità e serenità abbiamo ripreso gli allenamenti e affronteremo come dovuto questa partita che non è assolutamente facile. Come la vedi questa partita, Rocco? E come direbbe Capuano, la partita più difficile della stagione. E spiego perché. Il Messina è vero che è in coda, però ha vinto 3 partite con 2 squadre che ci hanno fatto vedere i sorci verdi, almeno nel risultato finale. Poi nelle dinamiche e nell'economia della partita è stato celebrato un altro rito. Parlo di Giuliano, che è caduto a Messina. Latina. E Latina. E Monterosi. Quindi a Latina gli hanno fatto 4 gol. Però noi con il Monterosi non ci abbiamo perso, per fortuna. Sì, sì, sì. Queste due partite, è vero che erano anche all'inizio, credo quella con Giuliano era forse la seconda, la terza giornata, però ti fa capire che non è una squadra che sta aspettando di essere morsa dal Taranto sul Prato. No, vabbè, no. Quello no, anzi. Allora, l'errore che potremmo fare, che dicevamo all'inizio, è sottovalutare l'avversario, andare con quella leggerezza, quella supponenza che è stata proprio del Crotone. Allora, il Crotone quando è venuto a Taranto ha giocato con una leggerezza assurda, tanto il gol prima o poi a questi scappati di casa glielo facciamo. Non è andato esattamente così il film, e per loro è andata di lusso, no, alla fine, perché sono andati via da Taranto con un punto. Ecco, l'errore che secondo me non dovremmo fare, ma i ragazzi e Capuano sono dei maestri in questo, lo stanno sperimentando, e non sottovalutare assolutamente. No, ma ogni partita ha una sua storia, una sua dinamica. Che sia la prima in classifica, che sia l'ultima, le devi sempre affrontare col piglio giusto, con la determinazione giusta, e non puoi mollare. Anzi, forse sono più queste partite che che ti devono dare più. Sono punti che valgono doppio. Più determinazione, no? Perché poi quando incontri il Catanzaro, il Crotone, ce l'hai, ti viene da sola quella, esatto, quella determinazione. Mentre qui c'è il rischio che tu la prendi sotto gamba e poi vai in campo, trovi le difficoltà e poi in campo è difficile rimediare. Poi c'è l'episodio contrario, c'è la decisione discutibile dell'arbitro. Nel rimediarle, rimediare la partita. Il primo approccio deve essere quello nostro, no? Il primo approccio mentale corretto. Sì.
Capuano ha detto, tra le tante cose, che questa è una squadra che sta onorando la maglia, no? Questo è quello che è un principio di base, no? Quello che vogliono i tifosi. Dovete fare questo lavoro fino al termine della stagione, a cominciare proprio da domenica prossima contro il Messina. Antonio. Assolutamente, sì, sì, sì. Ti ripeto, il mister ci ha trasmesso questo senso di appartenenza, perché lui è proprio così, anzi è uno che ci tiene molto a questo, quindi faremo di tutto per renderlo felice. Senti, parliamo di tattica, prima di vedere il servizio sul Messina, che poi farà da introduzione al collegamento Skype che avremo con il collega di Messina, per capire meglio anche qual è la situazione del terreno di gioco. Ovviamente per il Taranto l'obiettivo rimane sempre quello della salvezza, assolutamente, perché questo è un obiettivo primario, considerate anche tante cose, vero? Sì, sì, no, l'obiettivo nostro è il primo, la salvezza, poi una volta sperando che la raggiungeremo quanto prima, poi ci giocheremo le partite in maniera diversa, in maniera più leggera, e poi può succedere di tutto. Il 3-5-2 di mister Capuano, dal punto di vista del sistema di gioco, no? Questi due intermedi, lui li chiama così, una volta si chiamavano mezze ali, adesso sono gli intermedi, nel nuovo gergo calcistico. Come ti va quest'abito tattico? Il mister comunque è stato... Preferiresti anche il centrocampo a 4, no? Classico con i due mediani, come forse sei più abituato? No, anzi, sono sempre giocato in quella posizione. Poi il mister, da quando è arrivato, è stato bravo a capire le mie qualità, le mie caratteristiche, quindi me le farò sfruttare al meglio, perché sa che sono uno che mi piace inserire, mi piace fare tutte e due le fasi, quindi mi sto trovando bene. Ma sbaglio o in una o due partite hai fatto anche l'esterno? Prime due giocavo esterno a destra con mister Di Costanzo. Hai fatto proprio l'esterno, sì. Sì. In un centrocampo a 4 però all'epoca, se non vado errato. Sì, 4-4-2. Però ecco, diciamo, in questo ruolo di intermedio, quindi ti trovi meglio? Sì, assolutamente. È proprio il tuo ruolo? Sì, ma a sinistra o a destra? Perché ho sempre giocato a destra. Quella... Però col Monterosi ti ha messo a sinistra. Ho giocato a sinistra la prima partita, sì. E com'è andata? No, quando cambi posizione, sì, ha detto giochi là, quindi mi sono preparato, però potevo andare meglio, a livello personale, dico. Invece play no, no? Playmaker, no, la difesa non ho mai giocato. No, non è proprio, non no. Ce l'hai neanche. Trequartista? Sì, ho giocato trequartista, la Turs giocava esterno sinistra, addirittura. No, sono uno che in ho 4-3-3? Fatto... No, 3-4-3. Giocavo... Ah, 3-4-3. Sì. Bello questo. Sì. Ho giocato pure sotto punto a Prato, quando i primi anni che giocavo, che stavo in prestito dal Napoli in Serie C, ho girato un po' di ruolo in campo, dai. Per quanto riguarda invece questo sistema di gioco che è votato alla fase di non possesso, no? Ecco, ormai penso che li abbiate metabolizzati, no? I meccanismi tattici di questo sistema di gioco di mister Capuano. Sì, anche se... Anche per giocatori come te, che magari nascono con una propensione offensiva, no? Sì, no, però ti ripeto, il mister è stato molto bravo a capire le nostre qualità, le nostre caratteristiche, e a metterci nella maniera più giusta in campo, sfruttando al meglio le qualità. Poi, insomma, la difesa nella fase di non possesso diventa 5, no? Gianfra, tu me lo insegni. Tutti dietro la linea della palla. Con i due esterni, che di solito sono Ferrara e Mastro Monaco, che ormai si sono fatti il segno della croce, perché si devono fare quei 100 km a partita, no? su e giù. Beh, lo stiamo vedendo col Marocco, no? Tutti dietro la linea della palla e trovano tutti difficoltà. Però stiamo vedendo che ha imparato a fare la fase di non possesso guida, è vero? Cioè guida, sì. Sta facendo adesso sta diventando un giocatore completo, sta diventando. È tatticamente disciplinatissimo, è vero? Sì. Poi dopo la bravura è saper ripartire, mi spiego. Ma stanno tirando la carretta tutti, no? Dalla Briola che cerca di sacrificarsi, diventando anche meno appariscente rispetto alle sue qualità, fino a Guida che è chiamato... Al di là dei numeri, no? 3-4-3, 3-5-2, e le caratteristiche dei giocatori. Ma voi quanta consapevolezza avete? L'allenatore deve essere bravo a quello.
Vabbè, è chiaro, quando iniziano ad arrivare i risultati, poi quella viene automatica, ma secondo me il risultato, i risultati, quello che ti danno consapevolezza, ti fanno crescere la tua stima, quella è la cosa più importante, secondo me. Beh, quando fai i risultati ti convinci di quello, sì, che stai facendo bene. La strada è giusta. E allora ti dà quella forza in più. Avete fatto qualche progetto? No, il nostro obiettivo rimane la salvezza. Facciamo tipo una specie, scommettiamo la pizza che arriviamo alla zona playoff il prima possibile. Vediamo come chiudiamo il girone d'andata, no, e poi si iniziano a... Devi fare partita per partita, sì, non sì, puoi. Nel calcio non c'è... Beh, il girone d'andata ormai volge alla fine, mancano soltanto 90 minuti, quelli di domenica prossima a Messina. Ecco, una novità è quella dell'orario, si giocherà alle 12.30, sì, cosa che per molti non è mai successa, a cominciare da me, penso anche no, per voi tutti, sia la prima volta, anche per te. Sì, anche, sì, sì, non ho mai giocato a quell'ora. Come quando eravamo ragazzini che si giocava la domenica mattina. La domenica mattina, sì. Vabbè, ma cambia. Ma giocavi alle 10, alle 9 e mezza, alle 10. Sì, sì. E domenica mattina, no, a mezzogiorno. Ma siamo mezzogiorno da tavola stai. Sì. È proprio un orario di pranzo che farà cambiare qualcosina dal punto di vista, no, del metabolismo, della sveglia, sì, del pranzo. Sì, 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 sveglieremo. Farete una colazione abbondante, presumo, no? Come, sì, come sì, poi il mister con lo staff deciderà il programma, non ho idea di quello che faremo, non lo so. Allora, andiamoci a vedere la scheda sul Messina, preparata dal nostro Vito Di Noi, che salutiamo e ringraziamo. Poi vedremo di fare un collegamento con il collega giornalista dalla città peloritana. Messina-Taranto, una partita che si prepara a diventare maggiorenne. Tra le due squadre sarà il 18° incontro di una storia iniziata in Serie B negli anni 30 e che si è consumata soltanto in cadetteria in terza serie. I precedenti sorridono in pieno alla compagine peloritana, 14 vittorie e 3 pareggi, mai un acuto dei rossoblù. Ma i favori del pronostico questa volta pendono tutti in direzione Taranto. Messina, ultimo della classe, attualmente in silenzio stampa e che vive un diffuso clima di contestazione da parte di una buona fetta della tifoseria. Giallorossi al momento ultimi in graduatoria, 3 vittorie, 2 pareggi e 13 sconfitte per un totale di 11 punti conquistati, con 13 gol all'attivo e 31 incassati. Una rosa però che sulla carta nasconde diverse insidie. Il tecnico è Auteri, profilo navigato in C, senza dimenticare il portiere Lewandowski, i vari Fofanà, Konaté, Balde, Gombò e Curiale, gente abituata a competere per obiettivi importanti, oltre che il recentissimo ex Berzienti, trasferitosi in Sicilia dopo l'ottimo anno e mezzo di Taranto. Incognita stadio, domattina gli ispettori della Lega Pro decreteranno meno l'idoneità del San Filippo Franco Scoglio, viceversa la sfida si giocherà allo stadio Razza di Vibo Valentia. Bene, adesso ci colleghiamo con Emanuele Rigano, che è il collega della Gazzetta del Sud, giornale storico importante della Sicilia. Grazie Emanuele, buonasera. Ciao, ciao, buonasera, grazie mille. Allora, la domanda che ti faccio subito è quella legata alle novità riguardanti il terreno di gioco del San Filippo. Sappiamo che domani c'è questo sopralluogo da parte di una commissione mista, possiamo definirla così. Se ci puoi dare qualche anticipazione? Perché si va verso l'ok al San Filippo. Sì, guarda, veramente nelle ultimissime ore la situazione, anche grazie all'intervento del Comune, che poi resta proprietario dell'impianto, quindi era appunto il Comune l'organo designato per effettuare questi interventi, il Messina gioca in concessione al Franco Scoglio, anzi a dire la verità è una società in house, si chiama Messina Servizi, che si occupa degli interventi strutturali nel terreno di gioco, ma anche sugli spalti e nella foresteria. Sembrava veramente destinato appunto a essere un altro, l'epilogo, ad essere diverso. Poi questi interventi, che non sono risolutivi, sono diciamo un po', ecco, per cercare di migliorare le cose in estremis. State adesso voi mostrando delle foto che comunque sono di qualche giorno fa, nel frattempo sono stati effettuati altri interventi con quelle note che erano state appunto sollecitate alla società per intervenire, sia dopo la partita col Monterosi, poi l'ultima la situazione era ancora peggiorata.
sembrava veramente che comunque si dovesse andare a giocare poi a Bibbo. In realtà, per quelle che sono le sensazioni della società, probabilmente la cosa rientrerà, ma l'ultima parola spetta appunto a questi consulenti e questi esperti della Lega Pro, anche perché, per spiegarvi in sintesi qual è la situazione, no? C'è un problema strutturale che è nel drenaggio del campo, quindi siccome nelle ultime ore a Messina ha piovuto nuovamente, il rischio è che comunque questi interventi siano vani, perché se poi non riesce l'acqua a transitare e quindi rimane sul terreno di gioco, nonostante siano state fatte delle nuove semine, si rischia che comunque siano vane proprio perché appunto non attecchiscono e quindi si ricreano le stesse problematiche delle ultime settimane. Servirebbe un intervento totale, diciamo, appunto sul terreno di gioco, ma per questo si attenderà aprile, si stanno già cercando dei finanziamenti, fino ad allora il Messina dovrà combattere anche con questa, oltre alla classifica, anche con questa situazione. Però diciamo che si giocherà lì, al San Filippo Franco Scoglio, diciamo, al 99,9 periodico per cento, no? Lo possiamo dire, ti ripeto, l'unico rischio è che comunque stanotte magari arrivi ecco, un'acquazzone come quello, sicuramente l'avrete visto a ridosso dell'ultima partita giocata in casa, che ha creato danni anche nella provincia tirrenica, zona di Milazzo. Quindi avendo avuto, diciamo, circa 12 ore di fila, poi chiaramente quando si è andato a fare il sopralluogo, anche se poi era stato dato l'ok il mercoledì, il sabato si è trovata una situazione diversa. Quindi ovviamente bisogna dare al Taranto, così come è stato anche alle altre società, il tempo di organizzarsi qualche giorno prima, quindi non si può dire che il sabato stesso venite a giocare a Bibbo a Messina, è ovvio che le altre squadre devono organizzarsi, quindi domani sarà il sopralluogo definitivo e sicuramente, quasi sicuramente sarà un ok comunque per giocare al Franco Scoglio. Ecco, Emanuele, qualche notizia sulla squadra adesso, su questa squadra che fa ogni tanto degli exploit, però diciamo, purtroppo considerato il blasone, considerato i trascorsi storici importanti anche in Serie A recentemente del Messina, c'è quest'ultima posizione in classifica. Che cosa accade lì in riva allo Stretto? Ma guarda, è più difficile raccontare, ecco, quello che è lo stato d'animo della squadra, dell'ambiente, piuttosto delle questioni del campo, perché quantomeno lì sono oggettive. Qui c'è una classifica che comunque piange ed è in una condizione veramente difficile, difficile da gestire. In realtà, come dicevi benissimo tu, nelle prime partite il Messina aveva anche disputato delle ottime gare anche quando non arrivavano i punti. C'è questo mal di trasferta che comunque secondo me incide ancora di più sulla classifica, perché hai 11 punti ma ne hai fatti 0, 0 in trasferta, o tutti e 11 sono stati fatti in casa, hai fatto solo un gol in trasferta, quindi di fatto poi quando vai in casa sei obbligato a vincere. E certe volte questa pressione con una squadra composta in maggior parte di ragazzi e con qualche veterano, come appunto diceva, sentivamo anche dal servizio, come Curiale, lo stesso Versianti che è arrivato quest'anno, Pazzi, Fofana, ecco, sono questi i nomi che un po' sono chiamati a trascinare il gruppo. Però non arrivando i risultati, poi la pressione magari si fa sentire. A Taranto era un po' la situazione prima dell'arrivo di Capuano, noi qui l'abbiamo avuto, e l'anno scorso oggettivamente si cercava con Capuano la stessa cosa che poi è avvenuta a Taranto. A Messina non è riuscita, si è cambiato ulteriormente, quest'anno ecco, ancora si è rimasti con Auteri, con il DS Pitino. Ci sono state delle riunioni anche nelle ultime ore, gli stessi protagonisti hanno un po' chiesto alla proprietà: volete che continuiamo noi? Perché si sono anche resi conto che magari non è una questione semplicemente di staff tecnico, ma è di struttura di squadra che magari è carente più che sull'aspetto tecnico, più su una condizione mentale, che una squadra che fa fatica a reagire ogni volta che è andata in svantaggio, praticamente non l'ha poi più recuperata. Quindi, sai, è un po' un tunnel mentale più che strutturale. Non è una squadra, nelle ultime partite un po' ha giocato male perché si è un po' smarrita anche da quel punto di vista, cambiando molto, perché Auteri, sai, ha cercato anche altre soluzioni, ha sempre avuto il tridente d'attacco, anche nell'ultima partita magari ha cambiato anche quello, che è un po' una delle sue certezze, quindi è un po' una sfida mentale. Quel Taranto ci arriva secondo me con un approccio mentale ritrovato, grazie anche alla carica che ha dato Capuano. Il Messina forse avrebbe bisogno di cambiare, noi l'abbiamo scritto tante volte, ma non è una critica diretta semplicemente perché non arrivano i risultati, perché poi quando non arrivano qualcosa devi fare, non puoi cambiare tutti i giocatori anche perché il mercato è chiuso, quindi spesso e volentieri cambiando, come è successo da voi, si ha una spinta diversa. Un'ultima cosa, Emanuele, poi ti salutiamo e ti ringraziamo ovviamente. Come sta andando Leandro Versienti, che ha giocato prima di venire al Messina due importantissime stagioni con il Taranto, vincendo anche un campionato? Pertanto diciamo che nei suoi confronti abbiamo un certo affetto spontaneo, istintivo.
Ma guarda, era partito anche lui discretamente come la squadra, nelle prestazioni quantomeno lo erano, anche perché un elemento, voi lo conoscete sicuramente meglio di noi, lo avete vissuto tra virgolette più di noi, che fa dell'abnegazione, anche dell'adattabilità in campo e con le sue doti migliori, la spinta, la corsa, anche lo spirito di sacrificio, è giusto dirlo. Ha avuto un piccolo disguido, diciamo così, un piccolo problema nella trasferta di Francavilla, dove ha causato, diciamo, quel rigore. Una partita che comunque il Messina stava giocando abbastanza bene e poteva anche portare a casa dei punti preziosi, quindi è stato un po' penalizzato e accantonato per qualche settimana. Poi recentemente ha ritrovato una forma positiva perché aveva avuto anche un problema fisico e lo abbiamo ritrovato spesso, diciamo, da 3 partite gioca anche titolare, ha ritrovato la fascia sinistra. Quindi è un punto fermo, anche perché comunque, ripetiamo, un organico molto giovane è uno dei più esperti, anche se non è grandissimo, però anche a lui, come ad altri, Auteri chiede anche di trascinare la squadra. Quindi, sai, Versetti è un tipo di giocatore che magari in un contesto dove le cose, anche sul piano tecnico-tattico, vanno bene, si applica dal proprio contributo, però probabilmente non ha quel tipo di atteggiamento nelle proprie corde, ma, ecco, diciamo, le sconfitte non nascono da Versetti, nascono da un contesto complessivo, come ti dicevo prima, che avrebbe bisogno probabilmente di qualcosa in più, e parlo di 4-5 rinforzi che magari, dando quel dinamismo, quel carisma, ma soprattutto quell'esperienza nella categoria, riuscirebbero anche a valorizzare dei punti di forza che ci sono, e tra questi sicuramente posso mettere anche Versieni. Grazie Emanuele, grazie di cuore per questo prezioso contributo. Ci vedremo sicuramente domenica a pranzo al San Sì. Filippo Franco Scoglio di Messina. Pensa che io sono venuto a Messina quando si giocava ancora allo Stadio Celeste, quindi ti ho detto tutto. E c'era Schillaci che indossava la maglia dei Peloritani. C'era anche una bella collaborazione con la Telepeloritana, cioè esiste Sì, ancora. RTP è lo stesso gruppo editoriale nostro. Diciamo che rispetto a quei tempi, sia per noi che per voi, erano molto più belli. Uno, perché comunque c'era un trasporto emotivo quando si vivevano le partite, che era completamente diverso. Sarà che era un po' lo stadio. Diciamo che il vostro è rimasto in quel modo, e forse è un bene perché è più un catino, no? Ma proprio a livello, secondo me, anche di spirito, di animo, in quegli anni era un calcio diverso. Viviamolo con un po' Certo. di nostalgia, ma sai, secondo me quello era il vero calcio, ma soprattutto per le piazze del sud veniva vissuto in un altro modo. Messina, tanto questi ragazzi, adesso abbiamo anche Catanzaro, si difendono sempre, soprattutto quando i risultati arrivano. Però il vero calcio, Certo. secondo me, era quello. Non so se siete d'accordo con me. Sì, assolutamente. Tra l'altro pure Messina e Taranto furono protagoniste nella seconda metà degli anni Ottanta di una clamorosa cavalcata in Sì. tandem, primo e secondo posto, arrivarono trionfalmente in Serie B. Era il Taranto di Maiellaro, era il Messina di Napoli, Bellopede e Totò Schillaci. Grazie Emanuele, grazie alla Grazie, Gazzetta del grazie, alla Sud. prossima, buon proseguimento. Arrivederci, abbiamo fatto anche un pizzico di Amarcord. Allora, siamo in chiusura, prima delle vignette, un pensiero finale. Io lo chiederei a Antonio Romano, centrocampista del Taranto. Come ti stai Riguardo trovando a cosa? Taranto? No, benissimo, benissimo. Anche te lo dicevo prima che siamo arrivati insieme. Mi sento a casa perché i pugliesi mi fanno sentire a casa. Poi abito a San Vito, sto sul mare, a Napoli c'è il mare, quindi mi sto trovando alla grande. Napoletano, napoletano, poi c'è questa simbiosi, no? Questo rapporto sempre molto d'affetto tra i napoletani e i tarantini, che si configura già dagli anni 80, nell'87, quando ci fu lo spareggio a Napoli con la Lazio e col Campobasso. I napoletani si schierarono tutti incondizionatamente dalla parte del Taranto e andarono nella curva dei tarantini a tifare Taranto nella partita sia con la Lazio che con il Campobasso. Questi Bellissimo. sono ricordi che tu sicuramente mi hai messo a fuoco. Rocco Viola. Come dicevamo prima, credo che dobbiamo aspettare il nuovo anno per cominciare a fare programmi diversi, no? Adesso sarà importante traguardare queste ultime giornate in maniera lineare, così come hanno fatto i ragazzi e Mister Capuano nelle ultime 10-12 giornate, e cercare di portare a casa quei punti fondamentali per tenere l'asticella il più su possibile, senza deprimersi nel momento in cui arriveranno delle sconfitte, che arriveranno, inevitabile, questo è il calcio, no? E senza esaltarsi nel momento in cui arriveranno delle vittorie benché importanti, così come quella di Pescara, o quella sfiorata col Crotone.
Allora, un attimo, Gianfranco, prima del tuo pensiero finale, che sarà la chiosa, volevo darvi notizie sull'arbitro, l'arbitro di Messina-Taranto che viene, pensate, dal Veneto, da Padova fino a Messina, il signor Roberto Lovison della sezione AIA di Padova, al terzo anno in Cane Serie C, ha collezionato 42 gettoni di presenza, ha 27 anni, quindi è un direttore di gara molto... molto giovane, 21 presenze però in Serie C, una in Coppa Italia, sempre di Serie C, 19 nel campionato Primavera e una presenza in Coppa Italia Primavera. 200 ammonizioni in 42 partite, 15 espulsioni, 14 calci di rigore decretati tra i precedenti con i peloritani in Serie D, Messina, Roccella Ionica, Gela Messina e Savoia Messina. Per il rossoblù soltanto un precedente nella stagione 19-20, Taranto Fasano. Tra le gare dirette in questo campionato, nel girone C di Serie C, Latina Giuliano, Juve Stabia Picerno e Gelbison Monterosi. Gli assistenti arbitrali saranno Simone Biffi di Treviglio in provincia di Bergamo e Manuel Marchese di Pavia. Quarto uomo, Daniele Virgilio di Trapani. Ringraziamo e salutiamo affettuosamente Sante Scardillo per le notizie statistiche riguardanti gli arbitri. Vediamoci adesso le vignette di Leo Zazza. Con la satira, come sapete, chiudiamo il nostro programma del martedì sera. Questo è Mister Capuano, il Capuano contento, sono contento, contento sugno, insomma in tutte le lingue, i dialetti del nostro bel paese, al microfono di Antenna Sud Extra. Andiamo avanti adesso con Tommasini in fila per tre, Monterosi, Pescara e Crotone, sono le tre squadre che ha punito in rapida successione il bomber rosso-blu. Tenete presente che Taranto sta giocando ormai da due mesi senza i suoi, senza le sue bocche di fuoco, parliamo di Rajcevic e Infantino, che non ci sono perché sono infortunati, e quindi la situazione è questa. Tra l'altro, questo è un altro aspetto che va sottolineato. Poi andiamo a vedere la terza e ultima vignetta di Leo Zazza, grande prestazione dell'asse, l'asse da stiro in questo caso, Mastro Monaco Guida, che hanno confezionato il doppio assist per Cristian Tommasini al 19° del secondo tempo di Taranto Monterosi, per questi tre punti che vengono stirati e messi a lucido. Guardate Mastro Monaco come l'ha fatto Leo Zazza, molto somigliante, poi gliela regaleremo questa vignetta. Il pensiero finale di Gianfranco degli Schiavi. Pensiero finale, il Taranto deve giocare come sa, come sta giocando adesso, e fare più punti possibile fino alla fine del girone di andata, e poi penso che qualcosa la società farà per rinforzare, e vediamo un po' il girone di ritorno, che sarà più difficile di quello dell'andata, perciò c'è da rimboccarsi le maniche, però sta là e è già una cosa positiva. Grazie a Gianfranco. Prego. Degli Schiavi, è sempre un piacere averti nei nostri studi, perché il piacere, insomma, è mio. Quando ti guardo negli occhi mi ricordo, e quando mi mandi i messaggi non te posso dire no. grazie anche a nome del nostro editore Domenico Distante, che è stato il tuo presidente proprio alla Virtus Francavilla. Sì. E ecco, ne approfittiamo anche per ricordare l'impegno profuso dal gruppo editoriale Domenico Distante. Vi stiamo regalando 48 partite in diretta del campionato di Serie C, girone C, uno sforzo pazzesco, e poi non basta, perché ci sono 250 telecronache differite che Antenna Sud e Antenna Sud Extra trasmettono ogni settimana. Fa fatica la nostra Roberta Casadio a inserire nel palinsesto tutte le partite, perché immaginate, sono 6 squadre più le lucane, 8 squadre da seguire, quindi 8 differite a settimana. Giorni della settimana sono 7, quindi dobbiamo... Le ore sono 24 al giorno. Le ore sono 24, quindi... Però, insomma, questo è lo sforzo del nostro gruppo editoriale Domenico Distante. Grazie a Rocco Viola. Grazie a te, Gianni. E un saluto a tutti gli amici del Corriere del Mezzogiorno, a cominciare dal caporedattore Michele Pennetti, grande, importante firma del mondo giornalistico sportivo. Brillante. Sì, grande. Anche se giovane lui, rispetto a noi più giovani. Grazie a Antonio Romano, grazie. Grazie a voi. Bocca al lupo, la tua permanenza a Taranto, e grazie a Gianfranco degli Schiavi. Ha curato la parte tecnica Michele Marchitelli, che salutiamo e ringraziamo, ma grazie soprattutto a voi da casa. Arrivederci. L'everybody!